Che? Gioppo! Che? Gioppo! Che? Gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi si flamma. Quest'oggi si flamma perché chi cazzo siete? Chi cazzo siete? Chi cazzo sei? Adesso vi spiego a chi mi riferisco. Ci sono, ogni volta che io vedo un film, no? Ma leggo qualcosa, un libro, eccetera, eccetera, prendo, vado su internet perché mi rimane qualcosa di quello che ho visto e magari voglio condividerlo con gli altri, o magari voglio semplicemente leggere le opinioni di qualcun altro in modo da avere degli argomenti di discussione, insomma, e mettermi anche in discussione. E ci sono questi siti, i classici sono quelli siti che danno i voti ai film. Per esempio, vota da 1 a 10 questo film. Ti è piaciuto questo film? Dagli un voto da 1 a 10. E ti fa vedere la media voto, no? Immagino che più o meno li conosciamo tutti. E trovi fra le recensioni sempre quello stronzo che dice: ma a me questo film non è piaciuto, gli darei un 5, però la media voto è troppo alta e per abbassargliela gli do 1. Ma chi cazzo sei? Ma come ti permetti? Ma questi qua sono dei ragionamenti di merda, sono dei ragionamenti incredibilmente di merda, da presuntuosi, da egocentrici. Ma come ti... cioè... perché uno ti dà la possibilità di essere anche vagamente utile, no? E di dare il tuo piccolo contributo, no, devi strafare, devi mettere i piedi in testa a chi il voto glielo dà in modo sincero. Ma come ti permetti? E stessa cosa vale per chi a chi il film è piaciuto in modo particolare e gli dà un 10 senza pensare che magari ce ne sarebbero altri 10.000 di film migliori e 10 è il voto massimo, ok? Questo è un ragionamento da superficiali, mi state sul cazzo. È una piccola sfumatura, ma ci fa vedere il mondo in cui viviamo. Tutti che pensano di essere più intelligenti di tutti. Anch'io sono preso come la merda, anch'io ne dico quanto è un maiale a tutti e a tutto, è vero, però lo faccio nel mio spazio. Non mi permetto di mettere a tacere, di andare a censurare, di andare a alterare, approfittandomi di una possibilità che mi danno, quello che è un voto generale. Questo no, questo è da prepotenti, presuntuosi. Vuol dire non aver capito come funziona il web e come si dovrebbe vivere in una società civile, ok? Prevaricare gli altri. Questo però accade anche perché questi siti sono sviluppati male. Cioè, siccome tanto c'è sempre il bimbo minchia, il coglioncello che deve strafare, deve pretendere più, di avere capacità cognitive maggiori degli altri, i siti dovrebbero essere sviluppati in modo diverso. Anziché dare il voto da 1 a 10, ci dovrebbe essere una cosa molto più semplice. Ti è piaciuto il film? Sì? No? Basta. Sulla quantità di voti totali, la percentuale di sì stabilisce il voto. Quindi su 10 votanti ci sono 7 sì, 3 no, il voto sarà 7. Cioè, mi sembra l'unico modo possibile di sviluppare la cosa, perché se no trovi tutti questi prevaricatori del cazzo. Tra parentesi, altra cosa, quando giudicate un libro, un film, quello che vi pare, non valutate soltanto il film in sé, valutate anche voi stessi. Cosa voglio dire? Per me, per esempio, Il Signore degli Anelli è uno dei più bei, una delle più belle trilogie mai realizzate, no? Molto difficile da superare. Media voto per me un 9-10, ok? Anche se comunque dare 10 per me rimane difficile. Sicuramente un 9, ok? C'è gente che arriva e mi dice: oh, che palle Signore degli Anelli, non mi è piaciuto Il Signore degli Anelli, mi sono addormentato dopo mezz'ora. Al che la mia domanda mi sorge spontanea: scusami, ma mi dici un altro film, per favore, il titolo di un film che per te è un 10 di quel genere lì? No, guarda, a me il fantasy non mi piace. Ma allora di cosa stiamo parlando, scusami? Tu non mi stai votando più il film adesso, tu me lo stai giudicando in base a quello che è il genere. Se parti dal presupposto che le chiavi di lettura fantasy non ti piacciono, non ti mettere in una discussione, no? Cioè, che brutto film, non è brutto il film, non ti piace il genere, ok? Ma nel momento in cui lo sai, io parlo di Signore degli Anelli, tu mi dici: guarda, non mi piace il genere, e la chiudi lì. Non ti puoi permettere di dire che è un brutto film. Dai, sono stronzate, è da stupidi ragionare così. Altro esempio, sempre su di me: a me non piace il genere mafia, gangster, thriller, a me quel genere lì non mi piace. Ho visto Il Padrino, no? Che è considerato da tutti un capolavoro. Non mi ha entusiasmato, ovviamente, perché non mi piace il genere, ma col cazzo che dico che è un brutto film, scusatemi, obiettivamente,
dico, io non ho le chiavi di lettura necessarie per guardarlo in modo cosciente, perché non mi prende, perché è il genere, quel genere lì che non mi prende. Però sicuramente di quel genere lì, dei pochi che ho visto, è uno dei migliori, e chiudila lì. No, la gente non sa giudicare, perché prima dovrebbe giudicare se stessa, cosa che non fa mai. Cioè, quantomeno parti umile e dillo, a me non piace il genere fantasy, quindi Il Signore degli Anelli non è piaciuto, no. Il Signore degli Anelli è un brutto film. Punto secondo, questo vizio di prevaricare e di permettersi di abbassare le medie, vuol dire che 100 persone hanno lavorato per una media, arrivi te che sei il 101esimo e la sballi dando un voto che non è quello che gli daresti, sei uno stronzo. Ma chi cazzo sei? Te lo dico io, sei uno stronzo. Signori, se siete d'accordo con me un bel mi piace, se non siete d'accordo un bel mi piace lo stesso, da Ken e Ciapo è tutto, ci vediamo con il prossimo Flame.